Grillo, è vero che Draghi le ha chiesto di rimuovere Conte perché è inadeguato? Coprite. Lo ha detto De Masi. Coprite con le vostre storielle. Sono rimasto sinceramente sconcertato. Sconcertato perché di fronte alla nostra realtà, correttezza, ecco, non immaginavamo che ci fossero anche questo tipo di telefonate. E dico una cosa, se lo dico a tutti, ecco, perché è chiaro che è sotto gli occhi di tutti che io personalmente o il movimento siamo sotto attacco. Grillo, è vero che Draghi le ha chiesto di rimuovere Conte perché è inadeguato? Coprite. Lo ha detto De Masi. Coprite con le vostre storielle. Ma l'ha detto De Masi. Ma innanzitutto vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, quindi ero stato informato di queste telefonate. Beh, io trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono peraltro. E vorrei ricordare che noi sin qui abbiamo sempre continuato a sostenere il governo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, alcuni passaggi che ci procurano sofferenza. Ecco, sono rimasto sinceramente sconcertato perché di fronte alla nostra realtà, correttezza, ecco, non immaginavamo che ci fossero anche questo tipo di telefonate. E dico una cosa, se lo dico a tutti, ecco, perché è chiaro che è sotto gli occhi di tutti che io personalmente o il movimento siamo sotto attacco perché evidentemente alcune posizioni non rientrano in quello che è il pensiero diffuso, il pensiero dominante. Qui sono in gioco valori della democrazia. I partiti politici, i movimenti politici, le forze politiche sono il pilastro delle nostre istituzioni democratiche, quindi sbaglierebbe qualcuno che può godere di questi passaggi, qualcuno che può sorridere o sghignazzare su questi passaggi. È un discorso che riguarda tutti. Però ecco, lo voglio dire non tanto all'esterno ma all'interno. Allora sappiate, cari iscritti, che la nostra forza morale, la nostra integrità, la convinzione dei nostri principi e delle nostre idee è più forte di tutti. Ecco, questa forza a noi non ce la può togliere nessuno. Si conferma peraltro che le ultime iniziative, la costituzione di un nuovo gruppo ed altre consimili rispondono a logiche manovre di palazzo. Il punto diventa fondamentale se rimanete. Per quanto riguarda il governo, il nostro atteggiamento col governo, noi siamo qui per difendere gli interessi degli italiani. Prendiamo atto che io, attaccano me, sono attaccato quotidianamente per distruggere ovviamente il movimento. Ma noi, per quanto riguarda il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché? Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani. Chiederò l'incontro a Draghi.